Buongiorno da Edo, oggi vi do una notizia freschissima che è arrivata proprio ieri sera in redazione, che poi sarebbe il mio lettore di RSS, ed è il lancio di un nuovo prodotto open source da parte di HashiCorp. È un document management system che ha l'obiettivo di aiutare a scrivere e gestire workflow dei documenti in un team e si chiama Hermes, come naturalmente il messaggero degli dèi. HashiCorp è un'azienda che ha una lunga tradizione di sviluppo di prodotti open source e si concentra sui software dedicati all'infrastruttura cloud. È stata fondata nel 2012 da Michel Hashimoto e Armon Dadgar con l'obiettivo di offrire servizi che aiutano le aziende a gestire le loro applicazioni in ambiente cloud ibridi e multicloud. E tra i prodotti di HashiCorp, insomma, più conosciuti, più diffusi, troviamo Vagrant, Terraform, Consul, Vault, Nomad ed altri. Bene, parliamo di questo nuovo prodotto dedicato alla gestione dei documenti. L'obiettivo fondamentale di Hermes, quando nasce come tool interno in HashiCorp, è di aiutare un'azienda che oggi conta 1500 dipendenti e soprattutto remote workers a scrivere documenti, fare le review, approvare, fare ricerche e deprecare documenti obsoleti. E oggi questo tool è stato reso open source. Hermes supporta Google Workspace, quindi una volta loggati in Hermes, l'utente può creare le prime bozze di documenti usando Google Docs. A quel punto il documento può essere condiviso con i collaboratori e inviato per approvazione, cosa che poi scatena una serie di notifiche via email. C'è anche una ricerca full text, cosa che si spera sia migliore della ricerca presente in Google Docs e Google Drive, che per qualche misterioso motivo solo gli eletti riescono ad usare in maniera efficiente, mentre noi comuni mortali rinunciamo a trovare qualsiasi cosa dopo che sparisce dalla colonna dei documenti recenti. Comunque, l'ultimo stadio di un documento su Hermes è quello dell'obsolescenza, quindi un owner può deprecare il documento che rimarrà consultabile ma marchiato come obsoleto. Tra l'altro, HashiCorp, nel post ufficiale di annuncio di Hermes, dice che il prodotto è stato lanciato internamente a giugno 2022 e oggi più del 20% dei dipendenti dell'azienda lo stanno usando. Veniamo al lato tecnologico, cioè come è stato sviluppato Hermes. Dunque, il back-end è scritto in Go, mentre il front-end è sviluppato in Ember.js, che è una scelta che può sembrare strana di questi tempi, ma in HashiCorp mi pare abbiano sempre sviluppato i front-end in Ember, quindi anche l'expertise interna conta qui. E poi usa Postgres come database e Algolia per la ricerca full text, oltre naturalmente ai servizi di Google Workspace per la creazione di documenti. E poi attenzione, perché per quanto riguarda la parte di UI, Hermes è stato realizzato creando internamente un design system. E anche quello è stato reso open source e si chiama Helios, come il dio del sole. Mi pare che siano appassionati di mitologia greca in HashiCorp ultimamente. Anche di Helios vi lascio in descrizione il link al post ufficiale per dargli un'occhiata e approfondire. Se sapete come funzionano i design system, vi troverete insomma con la classica collezione di componenti. Naturalmente, come potete intuire, si tratta di componenti per Ember.js, quindi difficilmente sarete interessati se non usate questo framework, però insomma, questo è. Quindi questo è tutto quello che volevo dire oggi, grazie per avermi seguito fin qui. Ricordo che oggi è uscito un nuovo episodio di Continuous Delivery, lo trovate su YouTube, su Spotify, sulle altre piattaforme di podcast. Abbiamo parlato di Google Cloud con due engineer di Google, quindi molto interessante. E niente, quindi noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!